Glielo voglio leggere, lo leggo a tutti e al sottosegretario. Chiediamo di porre in essere ogni opportuna iniziativa, decida quale il governo, per accertare le responsabilità non delle cooperative, di questa cooperativa. Smettetela di difendere le cooperative, stiamo parlando di questa cooperativa, non delle cooperative. Concludo, onorevole La Russa. Ancora un minuto, me ne dia due di minuti, è nella sua facoltà. È nella sua facoltà. Gliene ho già dato 1,40, quindi se lei... Grazie, altri 20. Chiediamo a verificare, non decidere al governo, con urgenza la sussistenza dei presupposti per la nomina di un commissario. Non chiediamo la fucilazione di nessuno, chiediamo di porre in essere tutte le opportune attività per far cessare questo scempio all'interno di quella terribile... Grazie. Cooperativa, grazie. Sottosegretario. Grazie, è scritto a parlare l'onorevole Buttiglione a titolo personale. Sì, lo ha inteso il sottosegretario, si preoccupi, la Russa. Prego, onorevole Buttiglione. Grazie, signor Presidente. Quella del Forteto non è un caso di criminalità comune. Non sono soltanto dei barba blu, non sono soltanto dei delinquenti efferati, non sono soltanto dei massacratori. Sono l'espressione di una filosofia. La filosofia della distruzione della famiglia accompagnata dalla convinzione del valore salvifico dei rapporti omosessuali. Non lo dico io, è scritto negli atti. È scritto negli atti. E una parte importante della sinistra italiana ha sposato quella filosofia, che si è estesa fino alla difesa della pedofilia, perché negli anni 70, non lo dico io... Colleghi, per favore, colleghi... Colleghi, per favore, onorevole Lattuga, per favore, colleghi. Amici, non lo dico io, è successo, è un fatto. Concluda, onorevole Buttiglione, per favore. La Germania ha condotto una analisi approfondita delle compromissioni della cultura della sinistra con questo tipo di distruzione della famiglia che arriva fino alla difesa della pedofilia. In Italia non è collega, successo. Collega, concluda, onorevole Buttiglione. Sarebbe tempo che avvenisse. Grazie. È iscritta a parlare a titolo personale l'onorevole Zampa, ne ha facoltà. Colleghi, per favore. Signor Presidente, la ringrazio. Colleghi, per favore. Vorrei tranquillizzare. Poco fa è intervenuto l'onorevole La Russa. Il Partito Democratico ha sottoscritto la mozione a prima firma Bechis che impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa di competenza per il controllo della cooperativa Il Forteto. Questo la dovrebbe molto tranquillizzare rispetto alla nostra volontà. Voglio anche aggiungere, signor Presidente, capisco di essere molto antipatica, che esiste un organismo nel quale i temi dell'infanzia